ragazzi che non si stanno godendo un momento che per loro è irripetibile. Devono uscire, entrare in Parlamento con il sorriso, perché ci rappresentano, e devono avere la coerenza, come ho detto prima, di rimanere se stessi, perché rappresentano tutti i cittadini. Non devono assolutamente fare lo sbaglio, secondo me, di alzare troppo la testa, e qualcuno purtroppo ci sarà. Su 120 persone siamo esseri umani, no? È come in questa piazza. Senti, Moli, ma dici una cosa, ma tu il messaggio tuo che sei tutto, perché lo fai? Allora, io assolutamente da sempre, e sempre lo farà, i reati di pedofilia. Chi violenta la sacralità, minore che sia o anche una donna, deve andare in galera, deve rimanerci. Laddove c'è questa realtà che è ben chiara, se è vero che c'è un Paolini invasivo, un Paolini ossessivo, narcisista, però a me ha insegnato molto Karl Popper, che è un grande saggista e filosofo, che ha scritto un libro Cattiva maestra televisione, e io ho scritto a mio modo, come anche ha testimoniato, dove sta, da qualche parte ce l'ho, non qui, non lo vedo, il Guinness dei primati che mi immortalo ormai dal 2002 come il maggior numero di presenze di sabotaggi televisivi al mondo, ma questo è un numero, quello che a me veramente conta è cercare di rappresentare e far capire alla gente che dobbiamo ribellarci, ognuno nella propria scelta. Io lo faccio in maniera così eccessiva, però lei lo può fare nel suo ufficio, è una persona dentro un treno, se vede un futuro, se una donna, se ha un marito o un amante che la violenta, cioè, ognuno di noi deve riuscire con coraggio a raccontarsi. Spesso io vengo giudicato, perché è ovvio che chi fa questo spesso può avere delle critiche, a cominciare dai miei genitori che mi amano ma non accettano questo esibizionismo. Però, come ci insegnano tanti grandi maestri del passato, nozis aut omnes, siamo la tua borsa. Ah, grazie, me la potete dare, perché io ho i pantaloni, grazie molto. Cos'è che stavo dicendo? Nozis aut omnes, i latini, tu sei piccolo, però cioè, dicevano nozis aut omnes, conoscere se stesso. Io, per quanto possa conoscere mio padre, che è un uomo, un generale che ha sempre accettato tutto quello che succedeva anche nel suo esercito, nella sua caserma, però mio padre, che è un uomo che non ha mai accettato le mazzette o i regali, però mio padre, quindi è una persona onesta, non ha mai avuto il coraggio di denunciare, tranne in qualche occasione, quello che succedeva, perché purtroppo la vita, cioè lui aveva, cioè purtroppo, quattro figli, mi ha sempre detto, io ho avuto quattro figli, quindi io dovevo anche tutelare la sicurezza della famiglia, e io questo lo capisco, però onestamente non sono tanto d'accordo, perché mio padre è andato per esempio Jovanotti tantissimi anni fa e gli aveva chiesto, offrendogli del denaro, e Jovanotti è una persona che io stimo e amo alla follia, però forse all'epoca non era ancora maturo, non era pronto a tante cose, quindi aveva, diciamo, chiesto a mio padre, se non troppo i soldi, adesso qui siamo in pubblico, gli ha chiesto un favore, e mio padre ha detto no, non lo faccio, ma io posso, mio padre ha preso il telefono e l'avrei reso pubblico, perché all'epoca Jovanotti non era notizio, ma era già noto. Perché io ho attaccato Emilio Fede in tante occasioni? Se voi andate su Google e mettete Gabriele Paolini Papa Ratzinger o Gabriele Paolini TG3, vedrete che io attaccavo Ratzinger già nel 2004, perché sapevo che ha coperto lui e tante altre personalità di reati di violazione nei confronti dei bambini. Quindi se c'è, in conclusione, perché devo veramente rivestirmi, che sento un Paolini invasivo, un Paolini colorato, eccessivo, c'è una persona che evidentemente, se si comporta così, è la sintomatologia di una persona che ha un dolore dentro e che vorrebbe che certe persone, il tuo nome qual è? Adriano, possa crescere, anche se non ha sempre con sé i genitori, se va in palestra, se va in piscina, se certo, va certo al mare, deve poterlo fare con tranquillità, e se c'è qualcuno che per caso gli fa un dispetto, chiamiamolo così, quel qualcuno in galera ci sta 30 anni, 40 anni, non 2 anni, signora, perché Michele Misseri, che guadagna 15-20 mila euro a intervista, è a piede libero, e Michele Misseri l'ha detto lui, e quello è indiscutibile, perché il corpo l'hanno trovato, ha occultato, dovrebbe stare in galera.
Ieri in primo grado hanno assolto i poliziotti, colpevoli, innocenti, non sono io a dirlo, ma ieri la mamma, ci siamo abbracciati, mi ha ringraziato per la battaglia che spesso ho fatto in difesa chiedendo giustizia per Stefano. Allora forse sarebbe giusto che qualcuno pagasse. Meredith in primo grado, Amanda e Raffaele li hanno condannati, in secondo grado li hanno assolti, in Cassazione hanno annullato la soluzione. Questa sarebbe giustizia. E oggi, con calma, dopo, vorrò dire a Beppe Grillo che se lui continuerà, come io mi auguro, a venire a salutare le piazze e i cittadini, il suo comizio deve durare 3 minuti e magari 30 il comizio del candidato, perché è quello importante, che il candidato va a occupare la poltrona. Grillo è stato geniale nel muovere e nello smuovere, nel comporre e nello scomporre, ma adesso devono lavorare i famosi cittadini eletti. E se lui da domani continuasse a fare il geniale artista qual è il geniale creatore del blog, e venisse meno nelle piazze popolari, non è che io dico che è meglio per il movimento, ma è giusto che a parlare siano adesso chi ci rappresenterà. Ero qui in piazza per dire che, per quello che mi riguarda, alle 20:38 il sindaco nuovo di Pomezia è Fabio. Io questo speriamo, lo so per certo, perché io